Le valute sono lo strumento forse più semplice tra tutti quelli negoziati sui mercati finanziari. Non tutti sanno cos'è un'obbligazione o un derivato, ma tutti sanno che bisogna cambiare gli euro in dollari se si vuole comprare qualcosa negli Stati Uniti. Ecco quindi che c'è una facilità immediata nel capire che non solo esistono diverse valute, ricorderei le principali, il dollaro americano, quello canadese, quello neozelandese, il dollaro australiano, lo yen giapponese, il franco svizzero, l'euro, la sterlina inglese, queste sono le valute più importanti del mondo. Ma ricorderei anche che il valore di una rispetto all'altra è soggetto a variare nel tempo. Esiste quindi la possibilità di fare trading su questi strumenti. Certamente, bisogna fare un distinguo. Le valute sono negoziate generalmente su mercati OTC, ma da qualche tempo esiste a Londra un mercato che si chiama El Max Exchange, dove le valute sono trattate, comprate e vendute come se fossero, non dico delle azioni, ma dei derivati, quindi dove per l'operatività è necessario un margine da versare a un ente garante che è una stanza di compensazione.